Ben ritrovati cari amici di Antenna Sud, questo è il nostro consueto appuntamento con le previsioni astrologiche di segno per segno. Spazio subito all'Ariete. Coloro di voi che sono nati a marzo potrebbero trovarsi di fronte ad un bivio sentimentale molto importante. La scelta è delicata e non va fatta seguendo soltanto il vostro impulso. Siamo al segno del Toro, gli errori di valutazione sono sempre in agguato quando la mente viene assorbita da problemi di natura emotiva. La Luna vi renderà distratti e poco concentrati su ciò che dovete fare. Per i Gemelli, grandi possibilità di trasformazione. Dimostrerete di essere all'altezza di ogni situazione grazie al vostro spirito ironico e brillante. Sul lavoro potreste ricevere una proposta interessante e tutta da valutare. Cari amici del Cancro, potrete fare affidamento sui pianeti per gestire tutti i vostri impegni nella maniera più organizzata possibile. Sul lavoro sarete delle vere e proprie macchine da guerra, pronti anche a dispensare consigli e suggerimenti ai colleghi un po' in difficoltà. Leone, per voi i dubbi e i pensieri negativi potrebbero rovinarvi la giornata. Potreste diventare eccessivamente sospettosi nei confronti della persona amata e fare inutili e controproducenti scenate di gelosia. Cari amici della Vergine, cercate di vivere la giornata e vedrete che, come per magia, tutte le paure e tutti i dubbi si scioglieranno come neve al sole, quindi non temete. E siamo al segno della Bilancia. La Luna aumenterà la vostra sensibilità nei confronti degli altri, darete prova di grande capacità di ascolto e di comprensione in una situazione difficile in cui non siete direttamente coinvolti ma che vi catturerà il cuore. E per lo Scorpione l'unico modo per migliorare le cose è rimboccarsi le maniche, anche se in questo momento vi sentite completamente demotivati e scoraggiati. La Luna aumenta la stanchezza, ma potete superarla se farete un piccolo sforzo. Sagittario, all'interno del vostro luogo di lavoro ormai siete diventati un pilastro importante. Siete capaci di sostenere e di ispirare tutti con il vostro ottimismo. Oggi poi avrete modo anche di divertirvi con i colleghi. E beati voi, Capricorno, non irrigiditevi troppo sulle vostre posizioni. La testardaggine in certi casi può essere controproducente. Questo non vuol dire che non dobbiate essere tenaci e determinanti. Acquario, il mondo diventa per voi un luogo confortevole ed accogliente. Nonostante l'atmosfera non sia poi così calorosa, voi saprete illuminare e riscaldare la giornata con i vostri irresistibili sorrisi. Infine, il segno dei Pesci. Si preannuncia una giornata molto vivace. C'è la possibilità di stipulare nuovi e utili contratti e acquisire informazioni interessanti e riservate. E io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che Segno per Segno torna naturalmente anche domani mattina. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.